Buonasera a tutti, lunedì 24 ottobre 21:02, 171 partecipanti, due ricercatori, un argomento veramente importante questa sera, la Blue Forest Restriction. Ne parliamo con Jacopo Emanuele Rocchi, con Sebastiano Tarelli. Buonasera. Buonasera Buonasera. Enrico, buonasera a tutti. Io lascerei la parola al nostro responsabile scientifico dell'area Sports e Rehab, Sebastiano Tarelli, che ringrazio per aver messo in piedi questo webinar e così come il dottor Rocchi che ha accettato il nostro invito, prego a te Sebastiano e grazie ancora. Grazie Enrico. Allora, buonasera a tutti. Questa sera facciamo questo webinar introduttivo alla tecnica riabilitativa e di preparazione atletica, allenamento, vedremo nel dettaglio tra poco di BFR, Blood Flow Restriction Training. Nello specifico cercheremo di dare una visione dall'alto del perché è necessario approfondire la conoscenza di una degli approcci più interessanti degli ultimi sicuramente l'ultimo decennio, che è supportato da grande evidenza, con tantissima letteratura di supporto in moltissime patologie, nonché in preparazione atletica e sviluppo della massa muscolare. La cosa è un po' più articolata di quello che sembra, di conseguenza una solida preparazione anche sulla fisiologia di quello che accade al corpo. Con l'applicazione del BFR ce ne dà il pieno controllo e di conseguenza ne possiamo usare la potenzialità al massimo. Allora, sostanzialmente questa serata la conduciamo il sottoscritto Jacopo Rocchi, una brevissima presentazione, poi passo la parola a Jacopo che si occuperà della prima parte. Come diceva Enrico, da qualche mese mi occupo della coordinazione scientifica della parte fisioterapia sportiva, sports medicine e esercizio terapeutico per Fisovit. Sono un fisioterapista, come la maggioranza probabilmente delle persone presenti stasera, probabilmente anche qualche medico e laureato in scienze motorie. Siamo sia io che Jacopo dei ricercatori. Jacopo ha già completato un PhD, ve lo racconterà lui, io lo sto conducendo. Entrambi lavoriamo tanto dallo sport professionistico, sport di tutti i livelli, anche i guerrieri della domenica, e con pazienti di tutti i livelli. Io come fisioterapista nella parte anche acuta, Jacopo come preparato atletico e laureato in scienze motorie, anche nella parte poi di riatletizzazione. Quindi lascio la parola a Jacopo che così può introdursi e aprirà la serata. Ok, grazie Seba per la breve introduzione. Mi presento anche in autonomia. E fondamentalmente sono Jacopo Rocchi e dirigo il laboratorio di valutazione funzionale della clinica sportiva a Roma, che si conosce abbastanza, che è la casa di cura Villa Stuart, e sono dottore di ricerca in fisiologia. Insegno all'Università del Politecnico, mi occupo principalmente nella mia ricerca di ginocchio, così come Sebastiano, in particolare di crociato anteriore, però chiaramente in quest'ambito si va via via a spaziare verso numerose direzioni, tra cui appunto quella della stimolazione elettrica in movimento e in ultima analisi con dei progetti che stiamo cercando di mettere insieme con Sebastiano, anche di Blast Flow Restriction Training, che è una tecnica che ormai utilizziamo da diversi anni con risultati molto, molto interessanti. È un qualcosa che deve essere compreso prima di essere utilizzato, deve essere poi provato per comprenderne bene le sensazioni e poi essere in grado di spiegare alle persone a cui lo sottomettiamo l'esperienza che andranno a provare. Quindi in questo webinar cercheremo di darvi, diciamo, i concetti base rispetto a quella che è la tecnica e alla enorme produzione scientifica che c'è dietro, e poi cercheremo di mettere in piedi un corso dove andremo sicuramente più nello specifico rispetto a quello che c'è da conoscere rispetto a questa tecnica. Quindi gli obiettivi del webinar di oggi sono quelli di presentare la tecnica e di iniziare ad avere una idea, una panoramica di quelle che sono le evidenze che supportano l'utilizzo di questa tecnica. Dopodiché vi faremo vedere alcuni video dell'utilizzo per darvi poi anche un'idea pratica di come viene utilizzato, diciamo, tutti i giorni della nostra pratica clinica. E quindi andremo a vedere inizialmente la fisiologia che è alla base dell'efficacia del Blast Flow Restriction Training, considerando che ancora non c'è un uniforme giudizio rispetto a quale sia poi la reale causa che si nasconde dietro all'efficacia estremamente validata di questa tecnica, e quindi andremo poi a vedere le teorie che sono alla base e come funziona la risposta ormonale e di curva del lattato a seguito dell'utilizzo di questa tecnica. E quindi capiremo il come, il perché, il quando deve essere utilizzata o può essere utilizzata questa tecnica.
tecnica. E quindi la prima domanda che viene spontanea quando si parla di blood flow restriction è: qual è l'ambito, qual è l'ambito dove questa tecnica ha mostrato una solida base scientifica? E la risposta è nel rinforzo muscolare. Chiaramente il rinforzo muscolare generalmente può essere inteso come la necessità di migliorare la performance muscolare rispetto a uno sport o un'attività fisica che viene diciamo eseguita dalla persona, ma anche in moltissimi casi la necessità di sviluppare muscolatura quando siamo di fronte a determinate patologie del sistema muscoloscheletrico. Vai pure avanti, Seba. L'abbiamo perso, ok. Il rinforzo muscolare, quindi dicevamo, perciò di questo noi parliamo, non dobbiamo mai perderci l'idea alla base dell'utilizzo della tecnica, che è proprio un modo per migliorare o incrementare o coadiuvare il rinforzo muscolare, quindi l'incremento e di forza e di massa muscolare. Tutto a inizio, diciamo, alla fine degli anni 80 fino all'inizio degli anni 2000, dove iniziano ad uscire le prime evidenze, anche se di scarsa qualità, rispetto all'utilizzo di questa tecnica, e quindi si inizia dalla tecnica di Katsu, che veniva utilizzata in maniera rudimentale con l'utilizzo di lacci emostatici, che però non permettevano all'operatore di avere un reale controllo su quello che si stava andando ad effettuare sulla persona. E quindi via via, poi con l'inizio del 2000 e fino al 2010, iniziano ad uscire le prime ricerche con una qualità leggermente maggiore, che vanno a valutare bene i costi e i benefici della tecnica e vanno a cercare di comprendere quali possono essere i meccanismi alla base. Dal 2013 in poi iniziano a uscire invece studi scientifici di maggiore qualità, iniziamo a vedere i primi randomized control trial e dopodiché anno dopo anno la produzione viene raddoppiata fino al 2018 dove viene quasi quintuplicata e dal 2018 ad oggi la produzione scientifica è salita in maniera esponenziale, tanto che è difficile stare dietro a tutti gli articoli scientifici che vengono prodotti che includono l'utilizzo di questa tecnica. E quindi la domanda che ci viene spontanea è comunque: quando è che io posso utilizzare il blood flow restriction training? Perciò quello che noi andremo a comprendere in maniera base è la scienza che si nasconde dietro a questa tecnica, l'utilizzo sicuro o meno di questa tecnica, e poi andremo a vedere anche a livello pratico come può essere applicata con degli spunti che permettono alle persone che già sono in possesso del macchinario, che hanno la possibilità di utilizzare le strutture che frequentano, di essere più coscienti di quello che andiamo a fare. E quindi che cosa succede? Nel 2016 abbiamo avuto, diciamo, uno dei primi studi che ci ha fatto comprendere quale potesse essere la progressione nell'utilizzo del blood flow restriction di riabilitazione. E quindi nell'immagine che vediamo sulla sinistra c'è una proposta di quella che può essere una progressione al tempo, parliamo del 2016, dopodiché questo concetto è stato anche rivisitato nel corso del tempo, perché come vedete inizialmente veniva proposto, diciamo, l'immobilizzazione che poi progrediva con la ripresa della camminata. In quel momento era possibile iniziare degli esercizi funzionali a basso carico per poi tornare diciamo, l'utilizzo e alla prestazione negli esercizi ad alta intensità con alti carichi. E sappiamo ad oggi che il blood flow restriction può essere utilizzato anche nelle fasi in cui il paziente è costretto a rimanere a letto, poi magari vedremo come o comunque vi spiegheremo come. Detto questo, l'obiettivo è quello di far passare attraverso l'occlusione che viene applicata prossimalmente agli arti superiori e agli arti inferiori, sufficiente flusso sanguigno tale da avere effetti positivi con l'utilizzo degli esercizi che vengono proposti, cercando di assicurare un utilizzo senza rischi e basato su importanti evidenze scientifiche. E quindi sappiamo che dopo l'applicazione dell'occlusione ci sta un accumulo di lattato tale che a livello fisiologico è possibile avere gli effetti benefici nelle aree che vengono interessate e anche una produzione di ormone della crescita tale da spingere la risposta anabolica. L'applicabilità è sicuramente semplice ed è possibile, e questo è il fulcro della tecnica, avere risultati in termini di risposta muscolare come crescita muscolare e rinforzo, come se si utilizzasse dal 65, 70, 80% del carico massimale che è possibile sostenere,
con l'utilizzo di un carico che varia tra il 20 e il 30%. Questi, diciamo, sono i protocolli che ad oggi vengono utilizzati principalmente. E passo la parola a Sebastiano. Allora, grazie Jacopo. Sostanzialmente abbiamo una visione dall'alto adesso della tecnica, dell'approccio. Sebastiano, io non ti sento. Non so, il microfono è attivato. Sì, in realtà si sente bene. Se ci date anche un check audio, ragazzi, dalla chat, per favore, veloce, molto veloce. Se sentite Sebastiano prova a parlare. Sì, io sono qua e ho il microfono regolarmente attivo. I flussi sono buoni, sì, si sente, me lo confermano anche dalla chat. Perfetto, andiamo avanti, grazie. Se poi c'è qualcosa, ovviamente fermateci subito e vediamo di risolvere eventuali problemi tecnici. Dicevamo, la tecnica sostanzialmente, come diceva Jacopo, è di facile implementazione e sicura, vedremo dopo. Questo è stato un passaggio veramente importante. Occlusione sanguigna all'inizio ho incontrato la resistenza della classe medica, ovviamente, oltre al fatto che per un'applicazione non adeguata ci sono stati dei problemi nei primi casi, come accennava lui. Vi portiamo un case report perché questo è il caso con cui iniziamo la parte della formazione. C'è un corso a cui fa riferimento anche questo webinar di un giorno sul Blood Flow Restriction Training che è tenuto dal sottoscritto, da Jacopo Rocchi e da un terzo docente. Questa che è già sulla piattaforma è già disponibile. L'obiettivo è quello di far capire come clinici si sono approcciati al BFR nel recente passato. Il sottoscritto nel 2016-2015 è un docente olandese con cui collaboriamo, con cui è co-condivisa e co-sviluppata questa presentazione, anche se nel 2016. Sostanzialmente, con l'applicazione di questo laccio, di questa CAF, che di fatto altri non è che quello che si usa come laccio emostatico largo in sala operatoria per occludere, si riesce a ottenere un risultato senza applicare un carico importante in termini di muscolazione all'arto inferiore. Ma non solo, perché seppur il carico è quattro volte più, sia ovviamente notevole il fatto che il carico sia quattro volte più ridotto, quattro volte più basso sull'articolazione, si è iniziato a pensare anche che possiamo utilizzarlo in riabilitazione, non solo in rimuscolazione o in muscolazione in termini di allenamento, di strength and conditioning. Quindi, tempo fa, situazione classica in cui il clinico riceve dal medico, il fisioterapista riceve un caso senza una reale prognosi positiva, anzi, caso di supposta fine carriera, un giocatore regbista che ha avuto di alto livello, che ha avuto un infortunio muscolare di cui vedremo con trauma ad alto contatto a livello degli hamstring, vedremo tra poco scusate, della coscia, vedete una lesione del vasto intermedio con tre quarti della zona inserzionale compromessa. Quindi enorme gonfiore. Facciamo prima vedere questa slide in cui viene dato sostanzialmente un riassunto. In realtà la lesione era al 75%, lesione di livello 3 e ematoma importante e non solo una infiammazione con un versamento addirittura intraarticolare, nonostante la lesione muscolare fosse ovviamente extraarticolare. Qua vediamo la risonanza magnetica di quel caso, sia in sagittale sia sulla destra, scusate, in assiale sulla destra e sia in anteroposteriore in questo caso, piano frontale, vedete che livello di ematoma. Il chirurgo qui, il medico, ha detto non posso farci nulla, speriamo che recuperi, ma di fatto non darei chance di reale recupero per lo sport. Quello che fu fatto, qui vediamo ancora anche la visione ecografica, la raccolta ematosa e con lesione dei tessuti molli, sempre a livello della coscia, quindi una lesione importante. E quindi il fisioterapista, in questo caso Gerfried Greveling, che è il docente con cui collaboriamo su questa formazione, continua una collaborazione iniziata tempo fa, anche in ricerca, ha proposto questo, ha proposto un approccio con PBFR, cioè un BFR personalizzato per 2 settimane più una seconda fase da 6 settimane. Protocollo funzionale con allenamento progressivo, come facciamo per le lesioni muscolari, lo sappiamo, no? Andiamo in base al dolore e proviamo a riapplicare il carico. L'obiettivo era cercare di riportare allo sport il giocatore. Qual era il principio? Il principio era, siccome vedremo tra poco che il BFR permette di stimolare una ipersintesi di cellule muscolari con un carico accettabile, 4 volte più basso del carico classico alla leg press, leg extension o facendo squat con qualunque carico vogliate applicare, ecco allora che in presenza di una lesione muscolare possiamo dosare il carico, ma al contempo stimolare la sintesi di neocellule muscolari, cosa fondamentale perché c'era una lesione importante.
Ovviamente c'era scetticismo da parte dell'ortopedico perché non era un trattamento convenzionale. Ora, la cosa importante nello specifico, qui riprendendo quella che era la slide precedente, è che il giocatore poi è riuscito a ritornare allo sport, questo ovviamente non era garantito e non lo sarà mai neanche nei casi così ove si ripetessero, però per vedere dall'alto l'applicazione del BFAR è che anche in casi clinici di lesioni importanti, questo vedremo tra poco, BFAR ha ampia applicazione ed evidenza in lesioni del legamento crociato anteriore, fasi post-chirurgiche, quindi fasi attive di fisioterapia. Ma non solo, quindi progressioni da carico basso a elevato, ma non solo, anche come vedeva prima, introduceva prima Jacopo, in fasi estremamente acute. Il vero PBFR in realtà è il BFR passivo, pista per passi in letteratura, si può utilizzare anche senza progressioni. Quello che volevo arrivare a descrivere era questo: il BFR è una forma di resistenza, di allenamento di resistenza, e di fatto può essere utilizzato in due modi. È importante parlare di questo perché esistono dei device automatici che permettono di utilizzarlo, ma esistono anche le cuff manuali. Il principio è lo stesso: il device automatico, qualunque esso sia, non ce n'è uno migliore degli altri, non è una questione di cosa utilizziamo, semplicemente monitora che l'occlusione sia sempre quella e qualora il paziente, ovviamente sotto affaticamento, abbia una deformazione circonferenziale della coscia o dell'arto superiore, ovvero vada a occludersi perché si affatica e ha ristagno dilatato di sangue, fa cedere un po' la compressione della cuffia in modo da garantire la permanenza dell'occlusione che abbiamo deciso noi. Per quanto riguarda, come potete vedere, per stimolare, tornando al caso clinico, col BFR, la riparazione tissutale muscolare e la crescita, si cerca con carichi bassi, un quarto dei carichi classici, quindi 20-30% di un RM, di utilizzare una occlusione all'80% dell'arto inferiore. Vedremo poi che per l'arto superiore è del 50%. Perché mettiamo questa slide qua? Perché va a essere a concludere, diciamo, il concetto di utilizzo in riabilitazione di muscolatura danneggiata o atrofizzata, ma è importante il concetto del device versus la cuffia manuale. Con la cuffia manuale otteniamo esattamente lo stesso risultato. Semplicemente avremo una compressione fissa. Una volta che l'abbiamo impostata, non avrà l'intelligenza di reagire e di rilasciare andare la compressione. Questo è ovviamente perdere qualcosa in termini di risultato, però è assolutamente onorevole. E con questo ripasso la parola a Jacopo, se non erro. Ok, e quindi come dicevamo nel 2016 è uscita fondamentalmente la prima meta-analisi che ha sintetizzato la produzione scientifica rispetto al blood flow restriction fino a quel momento, andando a comparare gli effetti del blood flow restriction utilizzato a bassi carichi, ok, sul guadagno di forza e di massa rispetto all'allenamento a bassa intensità senza il blood flow restriction training. Chiaramente il blood flow restriction training abbinato a bassi carichi ha mostrato dei risultati significativamente in maniera molto grande in termini di ordine di grandezza rispetto all'allenamento a bassi carichi senza il blood flow restriction training e quindi questo ci ha permesso di iniziare ad aprire gli occhi e di stimolare l'attenzione rispetto a questo tipo di tecnica che come abbiamo visto poi negli anni successivi fino ad oggi ha permesso di sviluppare innumerevoli ricerche e comprendere come questa tecnica riesca effettivamente ad essere implementata e nell'allenamento e ancora di più probabilmente nella riabilitazione quando c'è obiettivo di crescita muscolare in tutte quelle situazioni in cui è impossibile caricare oltre una certa soglia che comprende i bassi carichi, ma si ha comunque necessità di una risposta muscolare. Andiamo avanti. PBFR, quindi Personalized Blood Flow Restriction Training, perché effettivamente poi vedremo che bisogna cercare il più possibile di rendere, specialmente nelle prime fasi e poi in un percorso di utilizzo di questa tecnica, la percentuale di occlusione personalizzata rispetto al soggetto che ci troviamo di fronte. Quello che succede principalmente comunque con il blood flow restriction training e con le cuffie che vengono utilizzate, che sono poi, come diceva Sebastiano, quelle che vengono utilizzate in sala operatoria per bloccare il flusso sanguigno, viene, diciamo, completamente chiuso il ritorno venoso, mentre il flusso arterioso rimane attivo a percentuali differenti. Sappiamo che l'obiettivo dovrebbe essere quello di raggiungere l'80% di occlusione. Ma vi renderete conto quando lo utilizzerete, o se lo avete già utilizzato, probabilmente già lo sapete,
che non è semplice iniziare da zero e partire subito con l'80% come tutte le cose, perché effettivamente poi l'applicazione di questa tecnica è un'applicazione invasiva, tra virgolette, cioè si percepisce e anche molto, quindi anche la parte comunicativa è fondamentale per permettere di creare un contesto nuovo placebo e mettere la persona a proprio agio. Ancora un motivo ancora per sapere bene, per avere una ferrata conoscenza di quella che è la base e saperla poi riproporre alle persone che abbiamo davanti. Quindi, andando a comparare, per quanto riguarda i guadagni di forza, ipertrofia dell'allenamento normale, le linee guida per l'allenamento normale rispetto all'allenamento con il personalized blood flow restriction, con il blood flow restriction personalizzato, la CSM nel 2009 ci dice che per avere questi guadagni con l'allenamento classico bisogna lavorare a moderata e o alta intensità, quindi con un carico maggiore del 65% dell'1RM. Bisogna sempre arrivare alla produzione di fatica, vicini al fallimento, ovvero il momento in quale non siamo più in grado di lavorare con quel carico. Bisognerebbe lavorare utilizzando intorno alle 15-20 serie sul muscolo distretto muscolare interessato 2-3 giorni a settimana come minimo, e per andare poi a creare il cosiddetto danno muscolare che sembra essere importante e alla base della crescita muscolare, della risposta ipertrofica. Per quanto riguarda invece le linee guida che sono venute fuori rispetto all'utilizzo del blood flow restriction training a basso carico per avere dei guadagni più o meno simili all'allenamento ad alta intensità senza blood flow restriction, sappiamo appunto che il carico da utilizzare deve andare intorno al 20-40% della ripetizione massima e bisogna applicare un'occlusione continua per una durata di 5-10 minuti minimo e non andare poi oltre una determinata soglia temporale che poi vedremo essere relativa perché esistono diverse tipologie di utilizzo che possono essere rispetto a protocolli standard piuttosto che lavori magari più duraturi o comunque GS13, insomma c'è veramente tanta possibilità. L'utilizzo di questa tecnica è estremamente variegato e scopre uno spettro applicativo molto molto vasto. Sappiamo comunque che il protocollo ad oggi più utilizzato e probabilmente l'unico validato è quello che comprende le quattro serie. Da prima 30 ripetizioni, poi 15, poi 15 e poi di nuovo 15, quindi un totale di 75 ripetizioni, 2-3 giorni a settimana. Per avere un effetto, la percentuale di occlusione personalizzata deve variare tra il 40 e l'80%, sapendo che più si avvicina all'80% e più i risultati saranno evidenti. E andiamo a vedere quindi quali sono diciamo, le concentrazioni di lattato ematico che vengono prodotte quando siamo a riposo nel plasma, quando abbiamo il 40% dell'1RM e l'80% dell'1RM. Quindi vediamo che sull'asse delle ascisse abbiamo la percentuale di occlusione che va da 0 a 100 e vediamo che effettivamente la concentrazione di lattato nel momento in cui si applica una percentuale di occlusione in cui si applica una percentuale di occlusione vicino al 100%, quindi quella che poi si utilizza durante gli interventi, utilizzata o a riposo o con il 40% dell'1RM o con l'80% dell'1RM, quello che vediamo nella seconda parte dell'istogramma è che la concentrazione di lattato paradossalmente è più alta quando utilizziamo il 40% dell'1RM con un'occlusione vicina al 100%, fondamentalmente 100% che noi non arriviamo mai a usare. Invece andiamo a vedere in termini di guadagno nella sezione trasversa dei muscoli estensori del ginocchio sulla sinistra, mentre invece poi sulla guadagno di forza, e andiamo a valutare persone che hanno utilizzato blood flow restriction training con basso carico in comparazione a un gruppo di controllo che ha utilizzato il blood flow restriction senza l'occlusione fondamentalmente. E quello che vediamo è che chiaramente l'esercizio a basso carico praticamente ha quasi nessun tipo di risultato nell'aumento di trofismo muscolare, quindi di massa muscolare, lo vediamo nell'istogramma di sinistra. Vediamo invece come i risultati della sezione trasversa in 8 settimane di allenamento mostrano un aumento significativamente maggiore rispetto al gruppo di controllo. È chiaro che a basso carico sappiamo che non possiamo avere una risposta ipertrofica. Ci meravigliamo invece di come lo stesso esercizio che normalmente non ci dà alcun tipo di guadagno in termini di massa muscolare diventa invece estremamente efficace con la sola applicazione del blood flow restriction training. Per quanto riguarda invece i guadagni di forza, la differenza è comunque grande, ma diciamo
meno per quanto riguarda l'ordine di grandezza. E qui andiamo invece a vedere i guadagni in sezione trasversa, comparando l'esercizio a basso carico con la flow restriction training, l'esercizio ad alta intensità con alto carico, e l'esercizio a bassa intensità senza blood flow restriction. Quindi vediamo nell'istogramma di sinistra come la sezione trasversa del bicipite femorale, del bicipite brachiale, muscolo brachiale e del tricipite sia maggiore in termini di guadagno rispetto all'high intensity training e rispetto al low intensity senza blood flow restriction, come abbiamo visto prima. E lo stesso, cioè, invece, per quanto riguarda il guadagno di forza specifico, vediamo nel grafico di sinistra. L'allenamento ad alta intensità rispetto al blood flow restriction sembra avere una maggiore risposta. Questo perché? Perché l'allenamento con blood flow restriction training è prettamente metabolico, ok? Prettamente metabolico e meno neuromuscolare, quindi è facile comprendere come effettivamente rispetto a un lavoro ad alta intensità con alti carichi la risposta in termini di forza possa essere quantomeno simile o comunque maggiore nell'allenamento ad alta intensità, cosa che chiaramente non succede nell'allenamento a bassa intensità senza blood flow restriction. E quindi sono poi iniziate a uscire sempre più studi, sempre di maggiore qualità, con revisioni sistematiche e meta-analisi che ci hanno fatto vedere comunque che effettivamente i guadagni che si hanno con il blood flow restriction a low load chiaramente sono maggiori rispetto al lavoro con low load senza blood flow restriction e quindi diciamo l'interesse per questa tecnica va via via aumentando così come si solidifica la base scientifica. E andiamo avanti. Bene. Arriviamo a questa parte che è una parte fondamentale. Come vi dicevo prima, non c'è ancora un consenso rispetto a quale siano realmente, diciamo, chiamiamole cause fisiologiche che poi creano questi guadagni molto interessanti e in termini di turismo principalmente, ma anche in termini di guadagni di forza. E le teorie sono principalmente tre quelle proposte. La prima teoria ci dice questo, che nel momento in cui il sangue circola, le arterie portano le cellule ad estrarre ossigeno che poi permette di attuare gli scambi nutritivi e questa è una cosa che tutti quanti noi sappiamo. Nel momento in cui però viene applicata questa occlusione, ok, le cellule iniziano ad avere problemi nel riuscire a creare questi scambi e si riempiono al punto tale che hanno due possibilità, o morire o crescere, ok? Quindi sono forzate in una condizione tale che hanno una sola scelta, o riescono a sopravvivere, quindi a crescere a questa condizione avversa, oppure muoiono. E sembra che invece riesca, cioè, diciamo, questa teoria supporta il concetto secondo il quale le cellule riescono a superare questo problema, migliora la riparazione tessutale, quindi c'è una crescita muscolare, ok? La seconda teoria, invece, ci propone il concetto secondo il quale con il personalized blood flow restriction, quindi con il blood flow restriction personalizzato, si arriva ad avere una tale costrizione venosa che impedisce al sistema di riuscire a smaltire le scorie metaboliche del metabolismo muscolare. In questo modo si crea un ambiente estremamente colmo di questo tipo di scarti che spinge il sistema a rendere più efficienti i processi di smaltimento, accelerare la riparazione tessutale e quindi favorire la crescita muscolare. Abbiamo poi una terza ed ultima teoria che viene proposta, che ci dice che con questa occlusione importante che viene creata a livello del sistema muscolare, l'ossigeno a disposizione è sempre meno, ergo la possibilità di utilizzo di fibre di tipo 1 che utilizzano principalmente l'ossigeno si riduce in maniera tale da permettere alle fibre di tipo 2 di essere principalmente attive sempre di più. Sappiamo che l'utilizzo di questo tipo di fibre sembra essere alla base della crescita muscolare e quindi questa è la terza teoria. L'utilizzo di fibre, principalmente di fibre di tipo 2 con il blood flow restriction promuove la crescita muscolare. Passo nuovamente la parola a Sebastiano. Grazie Jacopo. Allora, quello che ci ha presentato fino adesso Jacopo ha contenuto un paio di citazioni a quello che succede a livello
metabolico, di fatto in parte endocrinologico. Poco fa abbiamo visto passare per chi l'ha notato, non se ne è parlato nel dettaglio, la menzione all'ormone della crescita, se non è stato solo appunto menzionato. Prima si è parlato di livelli di lattato. Allora, in realtà quello che vedete qui come questo grafico organizzante, vuoto ovviamente perché è un po' lungo da presentare e viene poi presentato nella sua totalità al corso, è la chiave della compressione del BFR. Quindi l'utilizzo del BFR porta a una serie di conseguenze a livello interno al corpo, quindi fisiologico, ma in questo caso è fisiologico vincolato, nel senso che decidiamo noi come piegare a nostro favore sia essere uno scopo riabilitativo o uno scopo di allenamento, come migliorare diciamo, come vedere, come portare a nostro favore l'utilizzo del BFR per ottenere delle reazioni metaboliche. Nello specifico sappiamo che salgono i livelli di lattato e che il fatto che salgono i livelli di lattato, questo si vede nel dettaglio al corso, ma vogliamo dirvelo perché è la parte interessante, è noto soprattutto dalla preparazione atletica degli anni 80, anche prima in realtà, che è legato alla performance. Poi questo è un capitolo veramente molto lungo, lo vediamo nel dettaglio, più nel dettaglio appunto al corso. Però la cosa importante è che a livello endocrinologico viene stimolata la produzione dell'ormone della crescita. Questo porta a che è una sostanza che stimola la crescita delle cellule muscolari, perché a sua volta porta nel blood pooling, quindi in questa realtà, questa stagnazione di sangue di cui parlava prima Jacopo nella teoria numero 1, di sangue, stagnazione di sangue a livello muscolare, porta ad avere dei picchi di altre sostanze che sono fattori di crescita che stimolano la sintesi delle neocellule muscolari. Questo ci è utile per pura ipertrofia, quindi allenamento, ma sappiamo benissimo che quando abbiamo un infortunio, sia esso arto superiore, arto inferiore, necessitiamo di rimuscolare l'atleta o il paziente. Vedremo tra poco che questo è un approccio che non serve agli atleti esclusivamente, anzi serve a 84enni, 86enni con artrosi, perché i profili di sicurezza hanno dimostrato che è fattibile. Quindi la cosa importante è che questo albero si popola di tante celle, tra cui quello che succede a livello di lattato, quello che succede a livello di ormone della crescita. Nel corso vedremo tutto il resto ed è questo il razionale necessario per cui vale la pena sedersi 3-4 ore la mattina di fatto ad ascoltare tutto quello che succede, a capirlo, perché avere chiaro come variano questi livelli e le curve, come si comportano, quindi dopo essere arrivati a un picco di lattato, quando e come questa curva discende, decresce, e come discende e decresce la curva dell'ormone della crescita e di altre sostanze, perché questo ci permette di utilizzare alla massima potenza una tecnica come il BFR, approccio riabilitativo e o di allenamento, sapendo che dopo di noi, dopo l'intervento con BFR, per tot tempo avremo ancora alti livelli di lattato, alti livelli di ormone della crescita e altri fattori e altri elementi che si vedono poi quando si ha il tempo di affrontare tutte queste cose, per cui un preparatore atletico che segue dopo di noi sa che può massimizzare il lavoro che svolge in campo o in palestra, piuttosto che un fisioterapista, un collega. Quindi le potenzialità sono veramente enormi, anche in ottica di preparazione all'allenamento, alla performance, nelle ore successive all'utilizzo. Come detto prima, abbiamo la teoria, questa parte di fatto riassume il discorso metabolico, la teoria metabolica che porta alla produzione di lattato, che attiva il sistema endocrino, la risposta endocrina, e questo porta a una risalita di bilancio netto delle proteine di tipo muscolare, e la miostatina è un altro elemento che viene stimolato, che porta, che in realtà viene ridotto, si va in down regulation della miostatina, perché la miostatina è un inibitore della crescita muscolare. Quindi questo era per dare un quadro un po' più ampio. Quindi la risposta di lattato, ciclo di Cori, sappiamo che cosa succede normalmente, pura fisiologia, ora andiamo ovviamente un po' veloci per questioni di tempo, normalmente con un ciclo corto, diciamo ciclo di Cori o ciclo corto, si ha produzione di lattato partendo dal glucosio e poi il recupero del lattato che può essere trasformato tramite il passaggio in piruvato e ritorna ad essere glucosio disponibile. Ora, questo è importante perché quello che riusciamo a fare, e lo vediamo in letteratura, con l'utilizzo del BFR riusciamo, torno indietro apposta, riusciamo a ottenere volontariamente, quindi veicolare noi un picco di lattato, un'iperproduzione di lattato,
con l'utilizzo del BFR. Vedete BFR versus controllo, BFR 20% vuol dire il BFR con 20% di un RM, come già faceva menzione prima Jacopo, ovvero se per stimolare quel muscolo abbiamo bisogno di 100 kg alla leg press, qui avremo 20 kg. Questo non è una cosa da poco per nulla, perché vuol dire avere la possibilità di non sovraccaricare un'articolazione. Abbiamo dei risultati importanti. La seconda slide, che già avevamo visto prima in altra versione con Jacopo, di nuovo ci fa vedere come il BFR, se comparato all'alta intensità, allenamento alta intensità vuol dire ad alto carico, nell'istogramma sono le due colonne agli estremi, a destra, abbia praticamente lo stesso risultato. Prima emergeva come l'allenamento ad alto carico avesse ancora più supporto. Questo ci va bene, nel senso che è normale e ci può stare che un allenamento ad alto carico ottenga qualcosa di più, ma il punto è che ci sono una marea di pazienti, pensate all'ottantenne con l'artrosi o sessantenne con l'artrosi, o una persona che ha una tendinopatia importante, recalcitrante, estremamente dolorosa, oppure persone che sono in fase riabilitativa acuta che non possono caricare l'articolazione, perché questo sarebbe un errore, non è possibile, proprio non è fattibile, oppure comporterebbe dei danni, pensate agli edemi ossei, eccetera. Quindi si può ridurre di 4 volte il carico e ottenere gli stessi risultati. Vedete che la crescita, questi sono un po' lunghi da vedere, quindi andiamo veloci, la crescita del lattato porta, è costante, porta poi all'attivazione. Quindi andiamo a popolare questo grafico che vedevamo prima, con qualche cella, quindi si accumula lattato, si riesce tramite ciclo breve, di Cori, ciclo di Cori, ad avere fisiologicamente la produzione di lattato, e noi riusciamo ad avere una iperproduzione di lattato tramite il BFR e, come dalla teoria presentata prima, riusciamo ad avere un reclutamento delle fibre di tipo 2. Questo perché? Perché sono fibre che vengono reclutate con minore percentuale di ossigeno. Qui un po' più nel dettaglio andiamo ancora a vedere come si abbia invece possibilità di attivare ciclo lungo, era quello che vi accennavo poc'anzi, a livello endocrino. Di conseguenza, ormone della crescita stimolato a livello degli centri nervosi superiori, mentre stiamo parlando di secrezione ormonale in questo caso, a questo punto si arriva discendendo attraverso ovviamente i passaggi fisiologici, scusate, nel fegato, ad avere una iperproduzione e un picco anche di GF1, che è un fattore di crescita che vi accennavo poco fa. Questo porta di nuovo ad avere possibilità di massimizzare i risultati. Ed è una cosa che si associa, lo accennavamo prima, vedete dallo studio di Takara del 2000, come la crescita del lattato, vedete come va a picco, e poi dopo abbiamo una temporizzazione per cui nel tempo, 15-30 minuti fino a 60 minuti, la curva decade e vi si associa una crescita della curva dell'ormone della crescita. Quindi una concorrente conseguenziale crescita. Quindi sono associate e ci possiamo, tra virgolette, giocare. Avere questa conoscenza nelle nostre mani vuol dire poter lavorare con questi elementi durante la riabilitazione. Ora, Jacopo, passo un attimo a te la parola perché abbiamo mixato qualche slide, così possiamo fare commento su qualche video, io farò la parte successiva, così almeno concludiamo un po' entrambi. Allora, adesso è importante, dopo che abbiamo parlato dei fondamenti che sottendono l'utilizzo di questa tecnica, comprendere come effettivamente è possibile utilizzarli. È fondamentale sapere, come dicevamo prima anche con Sebastiano, che non esistono solamente questi macchinari, questo macchinario che voi vedete in figura, che probabilmente è uno dei migliori perché permette l'utilizzo di diversi canali, avere sotto controllo tantissime variabili, però è chiaramente un macchinario molto costoso che non tutti possono permettersi. Esistono delle possibilità di blood flow oxygen che sono estremamente meno costose perché sono fondamentalmente applicazioni manuali che poi vengono gonfiate manualmente e è possibile tramite poi uno sfigmomanometro avere un'idea di quello che stiamo facendo, chiaramente meno precisa, ma comunque nel momento in cui si ha conoscenza di quello che viene fatto, decisamente efficace. Quindi vedevate prima l'utilizzo del blood flow restriction durante un leg curl con attacco prossimo all'arto superiore e quello di cui vi renderete conto poi è che specialmente negli esercizi a catena aperta, quindi dove andiamo quasi ad isolare un distretto muscolare, la percezione dello sforzo sarà così grande dalla persona che probabilmente con un'occlusione intorno al 55-60% nei primi utilizzi non riuscirà con un peso che sta tra i 2,5 e i 5 kg a completare il protocollo classico 30-15-15-15. Quindi non ci dobbiamo meravigliare. Vi consiglio tantissimo di provarlo voi stessi perché l'esperienza è di per sé incredibile. La fatica percepita dalla persona rispetto a quei 2,5 kg o 5 kg è totalmente fuori contesto rispetto a quello che si sta andando a fare.
Quindi troverete persone, anche io lavorando con calciatori di serie A, atleti di alto livello, che magari andavano a dire: ma com'è possibile che io non riesco a finire? E dopo si trovavano la terza serie, impossibilità di concludere l'esercizio. Altra cosa da sapere, che non abbiamo menzionato durante diciamo, le slide, intanto se puoi mandare avanti, io continuo a vedere qualche video, ne abbiamo diversi. La questione qual è? Che il protocollo 30-15-15-15 si è stato pensato e validato perché effettivamente il livello di ipossia e di accumulo del sangue si raggiunge progressivamente. Ok? Quindi se inizialmente magari la persona finisce la prima serie con una relativa fatica, si troverà ad avere un aumento esponenziale della fatica percepita nella seconda serie e nella terza si avrà proprio l'esplosione della fatica tale che poi permette, cioè, farà sì che la persona concluderà forse e comunque con estrema difficoltà il carico e l'esercizio che viene fatto. Chiaramente gli esercizi a catena chiusa, quindi che coinvolgono maggiori distretti muscolari, permettono, essendo distribuito l'accumulo di sangue in diversi distretti muscolari, di avere una percezione migliore, e magari partire così per strutturare una eventuale progressione o per decidere come utilizzare il blood flow restriction durante un percorso riabilitativo. Passo la parola a te Sebastiano, che può introdurre magari anche, come dicevamo prima, l'evoluzione del blood flow restriction, che inizialmente veniva proposto come un lavoro da utilizzare solo quando il paziente usciva dal lettino. Vediamo che invece in questo caso la situazione cambia in maniera importante. Sì, ne approfitto, grazie. Ne approfitto per tornare a questo video a partire da qua perché parleremo tra poco di questo e per chiudere il webinar volevamo farvi vedere come in realtà si riesce a giocare con vari fattori. No, qui non si vede, ma questa persona è attaccata a un TRX, di conseguenza non sta utilizzando tutto il suo carico corporeo. Questa persona, nostro paziente che ha un doppio ginocchio problematico, un'artrofibrosi da un lato e un trapianto osteo solo cartilaginio dall'altro. Quindi riesce a scaricare, riesce a lavorare in occlusione e di fatto questo gli permette di ottenere anche, ed è questa la cosa importante, un importante effetto antalgico perché il BFR porta con sé una riduzione del dolore importante. Questo è supportato da evidenza scientifica solida e quindi nella carrellata che avete visto poc'anzi, fino ad adesso, abbiamo visto un ex hockeyista che alla leg press, non so se avete notato, alla leg extension, era costretto a togliere il perno dai 5, dai 2,5 kg, cioè non era neanche più in grado di sostenere 5 kg, è dovuto passare a 2,5 kg, che per un hockeyista professionista la leg extension è risibile, ma questa persona, seppur ormai 2 anni che non giocava più, avete visto la dimensione delle corte, la circonferenza, comunque il BFR, come diceva Jacopo, porta a questi risultati di grosso affaticamento. Il BFR può essere utilizzato anche, come dicevamo poc'anzi, in situazioni immediatamente acute, che abbiamo un intervento chirurgico, artroscopia di ginocchio, e viene utilizzato per ottenere una maggiore attivazione del reclutamento della muscolatura. Quindi andiamo a cercare di avere più effetto neuromuscolare, cioè di richiamare velocemente il recruitment del quadricipite in questo caso, e anche avere effetti antalgici. Se poi andiamo sul funzionale, possiamo utilizzarlo in veramente moltissimi modi. Pensate a associare carichi, ponderati, in questo caso è uno sport specifico, ma pensate a una persona con tendinopatia rotulea che va a fare dei Bulgarian squat, piuttosto che a ripetere un gesto specifico similare a quello appena, citato, però in, utilizzo bilaterale del BFR per sollecitare, allenare concorrentemente la muscolatura. Cioè faccio parte tecnica, ma intanto mi alleno e cerco di ottenere ipertrofia muscolare. Se ancora andiamo avanti, vedrete che appunto passiamo dallo sportivo all'utilizzo monolaterale, all'utilizzo bilaterale, fino andando avanti a situazioni che sono di varie applicazioni. Abbiamo molti video sull'arto inferiore, ma tendinopatie della spalla, operazioni chirurgiche ovviamente a livello della cuffia dei rotatori, piuttosto che tutte le situazioni in cui dobbiamo ridurre il carico. Questa persona cerca di ottenere un'estensione, anzi ottiene un'estensione, ma lo fa con un lavoro che altrimenti sarebbe assolutamente sottodosato, con in associazione il BFR. Il video è lo stesso. Ancora in esercizi funzionali, questo è un soggetto, tra l'altro, un cestista, scusate, tolgo l'audio, cestista professionista, che va a lavorare su un Romanian deadlift e intanto mette carico maggiore perché? Perché aveva un deficit degli ischiocrurali emesso al test isocinetico e al test eccentrico anche, quindi lavoro eccentrico ma iperstimolante il carico. Questo è lo stesso paziente, tanto per. Durante la musica parte ogni tanto, che fa un lavoro funzionale perché contemporaneamente poi avevamo bisogno di ottenere bilateralmente una riduzione della tendinopatia bilaterale che si portava dietro da tempo, rotule ovviamente. Quindi in sostanza, per chiudere e lasciare spazio a qualche domanda, vedete che le applicazioni sono veramente
tante, ma qui vediamo tanto la parte sportiva, penso che abbia senso fare così e passare, perdonatemi, passare a qui, ok, eccoci qua, qui vediamo praticamente molto di più la parte sportiva, quindi back press, leg extension, eccetera, in funzionale lo possiamo usare in tutti i modi, non abbiamo messo tutta la parte, perché per un webinar non era possibile, sulle patologie muscoloscheletriche delle persone, dei soggetti non sportivi, ma c'è solidissima evidenza sull'utilizzo e sull'efficacia in persone con artrosi di tutte le età, abbiamo casi case report e case series over 80, 80 anni, è stato dimostrato dalla letteratura scientifica come fare esercizio con carico, quindi il classico esercizio in riabilitazione che progressivamente chiede il carico senza BFR, oppure con un carico ridotto di 4, fino a 4 volte, ma con il BFR si ha in termini di sicurezza, quindi rischio di trombosi, eccetera, esattamente la stessa cosa. Quindi questo è quello che volevamo trasmettervi in questa serata, come una tecnica che oggettivamente è emersa da tanto, ma è stata utilizzata e abusata all'inizio creando un po' di perdita di fiducia, è stata poi ottimizzata e che sia essa utilizzata con i device automatici o con le cuff manuali, perché quando lo utilizzavamo personalmente l'ho conosciuta e l'ho utilizzata nel 2015 per il primo anno a Cincinnati, utilizzavamo le cuff manuali, costo 150 euro, per intenderci 150 dollari. La letteratura scientifica prodotta in gran parte è prodotta con le cuff manuali, anzi la maggior parte, poi sono arrivati i device. Quindi questo è quello che volevamo presentarvi, e il concetto è articolato, lascerò la parola a Enrico adesso che racconterà magari un attimo di più del corso, perché? Perché potete capire che le tendinopatie, tutto ciò che non abbiamo visto oggi, quindi la parte più sportiva, ma le tendinopatie di coloro che non hanno attività sportiva caratterizzante la loro vita quotidiana, le artrosi, le lesioni di cuffia degenerative, le problematiche osteoartrosiche dell'arto inferiore in generale, dalla caviglia all'anca, sono beneficiano di antalgico iniziale e di capacità di produrre muscolatura e muscolazione 4 volte più velocemente o 4 volte più efficacemente, pur con un carico 4 volte più basso, ridotto. Enrico, lascio la parola a te, ho cercato di condensare al massimo. Sì, assolutamente. Prima di dire due cose, magari ecco, sul prossimo corso, credo sia utile, ecco, giusto 5 minuti di domande, quindi vi invito ragazzi a essere veramente sintetici, veloci, rapidi. Una domanda c'è subito da Assunta Fonte, ne leggerò 3-4, non di più, quindi scrivete. Controindicazioni assolute, Assunta ci chiede. Allora, ci sono, sarò breve, sostanzialmente ci sono manuali che indicano tutta una serie di controindicazioni, ma siccome lei chiede le assolute, bisogna parlare col paziente prima e fare uno screening che richiede 10 secondi, chiedendo se soffre di problematiche cardiache, se ha una infezione in corso, se da noi in riabilitazione si spera non ne abbia una, oppure se ha storia di trombi, se ha già avuto trombosi venose, lui o i familiari, perché questo oggettivamente può esporre. Poi per tutela o medicina difensiva, direi di escludere il discorso delle persone incinte. Questo è tendenzialmente quello che c'è come linea, come controindicazioni assolute. Poi ne abbiamo una lunghissima serie di relative, ma le relative vuol dire che valuta al clinico e si è visto in letteratura che non hanno nessun peso, perché non danno problematiche. Allora, bene, grazie anche per la sinteticità di Sebastiano. Floriana Bonzini, buonasera Floriana, grazie per essere stata con noi. Allora, buonasera, vi saluta, grazie per la interessante e stimolante presentazione. Ha una domanda che però già avete risposto, perché anche lei chiede le controindicazioni all'uso del BFR, ne abbiamo parlato. Francesco Raffaele, buonasera, si può usare con pazienti minorenni? Ma poi Jacopo, poi rispondiamo. Che io abbia conoscenza, non so se c'è letteratura al riguardo, poi chiedo anche a Sebastiano. Detto questo, per quanto riguarda la mia pratica, assolutamente sì, non ne vedo particolari rischi, l'ho usato numerose volte quando c'è stato bisogno, quindi al netto di non avere questa come controindicazione assoluta, direi che non ci sono problemi nel momento in cui si usa chiaramente il ragionamento nell'applicazione, perché come in tutte le cose, è chiaro che se io inizio e sbaglio la dose e da una persona ottantenne che magari ha una fragilità intrinseca applico un 80% di occlusione su un esercizio a sfinimento, lo sto mettendo a rischio come lo metterei a rischio se ti facessi fare quel tipo di esercizio senza fare le strisce. Lo stesso buonsenso lo utilizzerò con bambini o ragazzi sotto la maggiore età.
Bene, non posso leggere, ragazzi, domande commerciali, anche se non è accreditato in CM questo corso, non posso farlo. Rappresento un provider in CM, quindi è proprio una controindicazione assoluta nel mio caso. Marco Moro, buonasera. In quale momento della riabilitazione utilizzarlo, soprattutto nello sportivo? Allora, una parentesi su quello che hai detto prima, la domanda precedente, non entrando nel dettaglio ovviamente, perché tanto sappiamo che non si deve mai fare nei corsi CM. Come detto, è irrilevante di quale macchinario marca parlate, è una questione di applicazione di una tecnica, quindi non importa cosa, importa come e con che testa viene utilizzato. Detto questo, questa è una presentazione e il corso sarà scientifica, vuole dare i mezzi per attuare una tecnica, dopodiché come, cosa, questa è una cosa che riguarda il singolo clinico. A noi preme solo spiegare come il qualunque device e qualunque CAF manuale, seppur con piccola differenza, permettano di utilizzare il BFR con grande differenza di costo. Questo è importante perché si può utilizzare tutti. Per quanto riguarda quando utilizzo, tornando alla domanda sullo sportivo, teoricamente da subito, la verità è che nel post-operatorio la prima settimana magari lo evitiamo per mille motivi che non hanno neanche veramente tutta questa evidenza a supporto, si potrebbe anche usare da subito, però non cambia un granché. Di fatto dipende dall'obiettivo. Se voglio utilizzare BFR con un'occlusione ovviamente non così importante, arto inferiore magari invece del 80, avrò un 50%, posso facilitare un maggiore reclutamento, lo dicevo prima, neuromuscolare subito, nelle primissime fasi, ancora in fase acuta, se abbiamo un ginocchio che non è fuori controllo. Parlo di ginocchio, potrebbe essere un'anca o quello che è. Strada facendo, nella fase subacuta andremo a targetizzare più un'ipertrofia e strada facendo altre qualità. Quindi dipende sempre dal ragionamento che c'è dietro. In teoria, dal giorno, una settimana post-op si può usare senza problemi. Veloci, ne leggo le ultime due. Michele Aliata, buonasera. Ci sono articoli in particolare di grande rilevanza per approfondire l'argomento in ottica riabilitazione delle tendinopatie? Allora, è realmente una domanda interessante perché per quanto riguarda la produzione scientifica riguardo le tendinopatie, non ancora c'è un enorme supporto o comunque studi che hanno valutato proprio l'efficacia di questa tecnica sulle tendinopatie. Però sappiamo che questo tipo di tecnica è stata dimostrata essere in grado di stimolare il turnover biologico delle fibre tendine, quindi effettivamente si apre tutto uno scenario tale per il quale probabilmente nel prossimo futuro si inizierà ad andare verso quella via, quindi andare poi a valutare l'efficacia effettiva delle tendinopatie. Al momento, per quanto riguarda la pratica mia, anche con l'esitazione sicuramente, essendo consci di questo tipo di effetto, sicuramente noi già lo stiamo utilizzando anche con effetti interessanti. Per aggiungere una cosa, Enrico, velocemente, si sa che abbiamo interessanti effetti di sintesi collagenica a livello tendineo, quindi è molto interessante, anzi è una branca di letteratura che va sviluppata insieme a Jill Cook, che è forse la più grande esperta in materia. Abbiamo da un anno in realtà portato avanti uno studio che non c'entra nulla, ma sulle tendinopatie rotule, ma non è così facile strutturare uno studio sulle tendinopatie con BFR. Con Jacopo abbiamo messo in pista e stiamo sviluppando, utilizzando due studi diversi con BFR, ma non siamo al momento riusciti a costruire una cosa che abbia un senso sulle tendinopatie. Detto questo, si sa già che dà aiuto nella sintesi di collagene e quindi nella riparazione di un tendine che è sempre degenerativa. La tendinopatia non è infiammatoria, è degenerativa, quindi più collagene, più aiuto alla riparazione. Leggo, o meglio, do voce all'ultima persona che ha fatto una domanda lunga e che non ho ben capito in chat, quindi apro il microfono velocemente a Stefano Lilliu. Stefano, ti prego, potere di sintesi perché siamo in chiusura. Ti ho appena aperto il microfono, puoi parlare con i docenti. Stefano Lilliu, ripeto, hai appena posto una domanda in chat, se vuoi farlo questo è il momento, altrimenti purtroppo è estremamente lunga e non riesco a leggerla. Stefano, riesci a aprirti il microfono? Ce l'hai aperto, puoi farlo adesso. No, purtroppo no. Allora, niente, mi tocca dirvi che questa e altre domande, queste altre domande. Ok, ecco qua, troverete risposta qui al corso di Verona. Vi consiglio di venirci perché come avete visto stasera di carne al fuoco ce n'è parecchia di domande, ne sono arrivate perlomeno 12-13 in pochissimi minuti, segno che c'è molto molto interesse. Ritroverete i docenti o parte insomma del corpo docente che avete visto stasera con il terzo docente che diceva Sebastiano. A Verona abbiamo un costo estremamente basso, nell'ordine di 150-160 euro, ci sono 8 crediti ECM.
e soprattutto ci sono le risposte a tutte le domande che avete avuto stasera. Quindi l'invito è assolutamente quello di raggiungerci il 3 dicembre a Verona, Centro Atlante. Siamo lì per fare scienza con questi due brillanti ricercatori che abbiamo visto stasera, ai quali dare la parola per le chiusure finali. Jacopo, a te. Sì, innanzitutto ringrazio tutti quanti per la partecipazione. Ci tengo a dire una cosa, che rispetto alla teoria che magari può lasciare spazio a dubbi, a incertezze, perché è importante avere tante ore a disposizione, perché questa in particolare, come alcune altre, è una tecnica che necessita di tanta pratica, tanta. Okay? Perché un conto sono parole, un conto è la teoria. Un altro conto è quando abbiamo una persona davanti, un altro conto è quando stiamo provando su noi stessi una tecnica. E prima di riuscire poi a essere efficaci a livello comunicativo e a comprendere realmente quello che succede una volta conosciuta la teoria, c'è bisogno di tanta pratica. E questo è quello che noi cercheremo di fare quando andremo a sviluppare il corso. Quindi vi ringrazio per la partecipazione. Sì, da parte mia, intanto grazie a Jacopo per la presenza e come sempre è un po' reiterare il messaggio. La mattina di teoria è importante, spesso andiamo a dei corsi e pensiamo a tutta la mattina di teoria su un corso da un giorno, forse è un po' troppo, no? Qui in verità è veramente la parte fondamentale, però nella parte pratica davvero facciamo quattro, devo dire nelle edizioni precedenti a volte abbiamo saltato la pausa, ma perché i partecipanti ci davano conto di farla, e quindi facciamo spesso le 4 ore del pomeriggio, 3 ore e mezza tirate, facendo tutta la parte di setting già la mattina, e dopodiché tutta pratica nel pomeriggio, vedendo tutte le applicazioni, per patologia, per tipologia di target, quindi voglio targetizzare l'endurance, la forza resistente, la forza massimale, l'ipertrofia. Voglio avere effetto antalgico, tutte queste cose in applicazioni pratiche, perché poi alla fine, come diceva Jacopo, non c'è niente da fare, bisogna usarle e sapere tutti quei piccoli trucchi che vengono fuori con la pratica clinica e con l'expertise. Quindi l'evidenza è una cosa, ma poi l'esperienza, la competenza nell'applicazione tecnica fa tanto. Io ringrazio come sempre, in questo caso Jacopo e Enrico per il webinar e tutti voi per la partecipazione. Buonasera a tutti. Ringrazio voi ragazzi, vi aspettiamo a Verona il 3 dicembre. Vi ricordo anche l'appuntamento già in piattaforma didattica di mercoledì 2 novembre, un altro grande nome internazionale portato sempre da Sebastiano Paul Comfort. Lo avremo ospite un'ora sempre in webinar mercoledì 2 novembre per parlare di strength and conditioning. Lo trovate già in piattaforma didattica, così come trovate questo corso di Verona, così come la conclusione del webinar trovate già gli attestati di partecipazione dentro al vostro pannello di controllo già sbloccati. A tutti voi una buona serata, a presto.